sto cercando i nostri per fare gruppo, capito? Per allora estendo sì. Il bastone. Venite pure avanti, se volete venire anche qua, non... Venite pure avanti, no? E così riprendo anche un po' meglio. Avanti qua dietro, signore. Sì, dietro. Molto frio. Free for all. E poi carico tutto su Milano. Dimmi te. Perché abbiamo fatto un po' di cazzeggio. Giorgia. Vai, ciao Nani. Questo evento è in realtà il coordinamento di due gruppi di cittadini, il gruppo di residenti, sappiamo, di Tastudi, e il gruppo di cittadinanza attiva che ne sarà di Tastudi. Poi il progetto Labrate, che conoscerete per il progetto sullo scalo ferroviario, l'associazione studentesca Highlight e le rappresentanze sindacali unite dell'Università Statale. Qualcuno mi dice che adesso, se dovete andare via, vi preghiamo di seguire tutte le nostre attività sul sito, c'è un sito www.assembleaticittastudi.wordpress.com. Sì, ci sono tutte le informazioni. Allora, vi dico che come qualcuno ci ha apostrofato, diciamo, ci ha definito che siamo una cozzaglia improponibile di persone, perché questa assemblea di Cittastudi ha unito persone estremamente diverse tra di loro, con diverse idee anche, però che hanno un unico obiettivo, che è quello di difendere Cittastudi, cioè difendere il cuore scientifico di Cittastudi. Io devo ringraziare comunque chi ci ha sostenuto, esattamente, articolo 1 MDP, Milano in Comune, Possibile, Partito Comunista Italiano, Rifondazione Comunista, Sinistra Italiana, il Movimento 5 Stelle e alcuni consiglieri che ci sostengono a titolo personale. Noi ci auguriamo che dopo questa sera con tanta gente altri partiti ci sostengano la nostra battaglia, perché questa non è una battaglia che ha un colore politico, è una battaglia di tutti i cittadini, una battaglia, come sentirete negli interventi, una battaglia del buon senso. Adesso do la parola con una certa emozione, perché a una persona che in realtà ha dato un po' vita a tutti coloro che siamo qua. Quindi do la parola a Adriana Berra, che è del gruppo Che ne sarà di Cittastudi, e credo di non sbagliare se dico fondatrice del gruppo Che ne sarà di Cittastudi. Grazie di essere qui così numerosi. Io sono Adriana Berra, più nota come Adriana da Lambrate. Leggo perché così sono più sintetica, se non sono molto colorista quando parlo. Nel marzo 2016 ho creato il gruppo Facebook Che ne sarà di Cittastudi, che è stata effettivamente la prima cellula da cui si è sviluppato il movimento che oggi è rappresentato in una realtà più articolata denominata Assemblea di Cittastudi, che riunisce studenti, lavoratori e associazioni. Scusate. Nel marzo del 2016, quella del trasferimento delle facoltà scientifiche di Univ da Cittastudi era solo una voce allarmante a cui la gente si rifiutava di dar credito.
oggi è un piano concreto, nato, come sappiamo, fondamentalmente per la necessità di sanare il buco finanziario di Expo, ed è un piano finanziato con 130 milioni di euro che sono fondi pubblici e non, si badi bene, fondi europei come hanno cercato e ancora cercano di farci credere. Alcuni di voi avranno visto che anche oggi, in concomitanza con la nostra chiacchierata, sulla stampa è uscita un'altra puntata di articoli a comando sui magnifici piani per il post Città Studi. Ora, al di là di questi balletti mediatici che periodicamente rimescolano le tre carte dell'interesse del Politecnico per alcune aree, dell'interesse di Unini e o di Cocca per altre aree e dell'ancora molto fantomatico piano Balducci, quello che sappiamo per certo è che se le facoltà scientifiche di Unini andranno a Roesco e gli istituti tumori e Vesta andranno a Sesto San Giovanni, noi assisteremo a un vero e proprio impianto dell'intero polo scientifico di Città Studi dal tessuto urbanistico, sociale ed economico del nostro quartiere. Un polo scientifico che ha una storia centenaria, che ha anche quella del quartiere che gli è nato intorno e lo ha supportato. Un polo di ricerca che è rinomato in tutta Europa e in tutto il mondo e viene smembrato un pezzo di là e un pezzo di qua, perché a Roesco e a Sesto nasceranno i magnifici Human Technopole e Città della Salute, che noi vorremmo proprio credere rappresenteranno veramente un avanzamento per la ricerca scientifica, ma per il momento forse siamo soltanto sicuri che saranno soprattutto il magnete intorno a cui si svilupperanno grandi quartieri residenziali e centri commerciali e dunque di nuovo gli interessi dei soliti immobiliaristi. Viene smembrato un polo scientifico. Viene smembrato un polo scientifico e viene smembrato un quartiere. Nel cuore di Città Studi e Lambrate infatti si svuoterà un'area grande all'incirca come il Parco Sempione. Lasciatemi ricordare che tra edifici e plessi universitari e ospedalieri si svuoteranno 350.000 metri quadri oltre ai terreni annessi, che dal quartiere se ne andranno 20.000 studenti, 6.000 lavoratori con le loro famiglie, e si perderanno anche le utenze degli ospedali che oggi ammontano a circa 1,5 milioni di pazienti l'anno. Una voragine del genere, urbanistica, sociale, economica, non la si può sanare col gioco delle tre carte, con un piano che mette tre pezze qua e là, una cozzaglia di intenzioni inadeguata e priva di finanziamenti. Ammettiamo però che il gioco delle tre carte funzioni. Il Politecnico prende agraria, a veterinaria va bene i colturali, il demanio si prende due o tre edifici più moderni di Acelloria e poi magari da qualche parte fanno uno studentato. Gli studentati, se avete notato, sono i giovani in questo gioco delle tre carte. E di tutto il resto dei 350.000 metri quadri, oltre terreni annessi, che saranno abbandonati, cosa succederà? Languiranno in stato di abbandono e degrado? Diventeranno ricettacolo per occupanti abusivi, come già tante aree abbandonate a Lambrate? A Lambrate, ma anche a Città Studi, conviviamo già con pesanti problemi di degrado, abusivismo, randagismo, microcriminalità, che non è nemmeno più tanto micro, fenomeni che sono in costante aumento. Dobbiamo sperare che il moltiplicarsi delle aree dismesse, che si verificherebbe a seguito dei trasferimenti, non trasformi la nostra zona in una periferia degradata e che tutto non si risolva dopo un bel po' di anni con l'arrivo di nuovo degli immobiliaristi che compreranno per poco e tireranno su palazzi e centri commerciali. Concludo dicendo che oggi, se oggi noi siamo ancora, forse non tutti noi, ma la maggior parte sì, sulla posizione del no al trasferimento, è perché ci riesce veramente difficile credere che si possa sanare la ferita dell'espianto di un intero polo scientifico dal nostro quartiere senza immaginare che Città Studi e Lambrate attraverseranno anni, forse decenni, di incerti urbanistici e di decadenza sociale ed economica, con conseguenze perdita di vitalità e di servizi. E continuiamo a pensare che questo espianto sia una follia, forse anche per il futuro dell'università pubblica e della ricerca scientifica. Detto dall'assessore Scalizzi e dall'assessore Marà che la protesta era rientrata,
Facciamo che la protesta ricomincia molto seriamente. Riccardo Guidoni, professore ordinario di biochimica dell'Università Statale di Milano. Buonasera a tutti, un buon abbraccio, cercherò di essere breve. E innanzitutto vi complimento per questa manifestazione. Io faccio parte dell'università e qualcuno potrebbe anche aver pensato, leggendo stando da fuori, che si contrappone da una parte gli interessi, dell'Università Statale e dall'altra quella dei cittadini residenti e della città di Milano. In realtà questa manifestazione dimostra esattamente l'opposto, dimostra che cittadini, residenti, studenti, docenti e personale dell'università sono insieme, sono insieme in una battaglia di civiltà per salvare sia l'università, sia il quartiere, sia che la città di Milano. Quindi credo che sia un momento molto importante questo. Ovviamente, essendo l'università, è compito nostro, che operano all'interno dell'Ateneo, di assumere una posizione equilibrata. Una posizione equilibrata significa vedere, valutare se questa è un'opportunità o non è un'opportunità. Io credo che l'ultimo intervento del rettore parlava di occasioni irripetibili, e sull'occasione irripetibile chiuderò questo mio breve intervento. Per assumere una posizione equilibrata bisogna porsi delle domande. Una prima domanda è perché la statale non ha aperto un dibattito complessivo fra tutte le sue componenti per cercare di condividere questo parere. È un perché senza una risposta. Non si capisce perché si sia portata avanti un'ipotesi senza fare un'indagine reale su quello che sono lo stato degli edifici di Città Studi. Balducci ha più volte ripetuto che gli edifici di Città Studi sono fatiscenti. La posizione equilibrata è questa: alcuni edifici di Città Studi necessitano di un piano di ristrutturazione, questo è fuori di discussione. Altri sono nuovi, sono stati oggetto di investimenti forti da parte dell'Ateneo, Mangiagalli 25 per esempio. Lo stesso edificio di Via Celoria delle Trattorie Biologiche è stato soggetto di un intervento economico da parte dell'Ateneo per sistemare una macchina, pensate, una macchina di 3 milioni e mezzo di euro, ed è stata piazzata lì con interventi edilizi, perché era una macchina che richiedeva certi interventi, quindi è stato fatto un investimento. Un investimento è stato fatto negli ultimi decenni sull'orto botanico. L'orto botanico di Città Studi è una perla della città di Milano. Ci sono voluti decenni, per un orto botanico ci vogliono decenni per farlo, bisogna crescere gli alberi. Sul Corriere di oggi si parlava che l'orto botanico farà parte del campus di Expo. Vedo già file di cittadini, di studenti delle scuole che vanno a visitare l'orto botanico di Expo. Perché non è stato fatto un piano economico sui costi della ristrutturazione? Perché non è stata pensata una soluzione alternativa ai problemi dell'Ateneo? Altre domande a cui risposte, a cui non sono state date risposte. Ci sono motivazioni di tipo urbanistico generale che interessano la città, no? Magari l'università non deve occuparsi di questo. In realtà l'università non è un corpo avulso dalla città. Milano è una città universitaria, è una città in cui ci sono 7 atenei, è la città universitaria più universitaria di tutta Italia. I grossi atenei di Milano, sia pubblici che privati, hanno la politica di inurbamento, portano all'interno del tessuto urbano le loro strutture. L'Università di Milano nasce negli anni 20 del secolo scorso e nasce in via Sardegna, Città Studi. Si abbandona la storia dell'Università di Milano andando ad Expo. Nessuno ha detto perché questo si debba e si possa fare. Non sarà un campus quello,
perché un campus universitario, io ho vissuto in un campus universitario, ho fatto il mio postdoc in Germania, in una piccola cittadina che si chiamava Marburg, di una vecchia e gloriosa università tedesca. Il campus universitario era una città di fianco alla città, ma era una città dove gli studenti vivevano, mangiavano, avevano tutto per stare tutta la mattina alla sera. Il campus di Expo sarà un posto dove di giorno gli studenti dovranno affollarsi il viaggio, e alle 5 di sera sarà il deserto, non ci sarà nessuno, anche se parlano di edifici, centri commerciali, eccetera. Ecco, io che non abbiamo avuto risposta. E il fatto, dicevo, che qui ci sono docenti, studenti, personale dell'Ateneo, dimostra proprio che l'interesse non è un interesse della statale quello di trasferirsi, è un interesse della statale di rimanere qui, di rimanere da studi, di condividere con i residenti, i commercianti, gli abitanti, gli operatori che ci sono qui, gli interessi sia del quartiere che della città. Ultima cosa, un minuto. Avevo iniziato con occasioni ripetibili. Pensateci, occasioni ripetibili possono risolversi in un grosso successo, ma si possono risolvere in un catastrofe. Secondo me, se l'università statale va a Expo, dove non ci sono i finanziamenti, dove non ci sono cifre certe, dove non c'è un piano reale di sistemazione degli spazi, dove saremo costretti a restringerci, dove i cittadini del quartiere vedranno impoverirsi il quartiere, è un'occasione irripetibile, ma non è un'occasione irripetibile nella direzione del successo. L'ultima cosa che voglio dirvi è che è necessario che una mobilitazione forte come quella di stasera ci sia nel momento in cui gli organi dell'Ateneo dovranno prendere le decisioni. Quindi io chiedo che quello che ci hanno fatto in situazione adesso si faccia il pomeriggio del martedì in cui gli organi dell'Ateneo dovranno prendere le decisioni. Grazie a tutti. Grazie. Corsi dicembre, corsi in gennaio. Do la parola a Benedetta Rinaldi di Possibile, anche a nome del neonato coordinamento di sinistra della zona 3. Buonasera a tutti, e io innanzitutto voglio ringraziare i comitati dei cittadini, gli studenti e i lavoratori che hanno dato vita a questa serata e a questo movimento. Intervengo questa sera, come anticipato, a nome delle forze di sinistra che fino a qui hanno seguito questo progetto di spostamento e che sono appunto Possibile Milano, Sinistra Italiana Zona 3, MDP Zona 3 e 4, Rifondazione Comunista, Milano in Comune e Partito Comunista Italiano. Ma intervengo anche a titolo personale perché vivo in Città Studi. Allora, noi crediamo che questa vicenda ci stia confermando qualcosa che in fondo purtroppo conoscevamo già, e cioè che le scelte che impattano veramente sulla vita di noi cittadini vengono prese lontane dai cittadini, cioè sono scelte che impattano sul nostro quartiere, che coinvolgono delle ingenti risorse pubbliche e a cui i cittadini fanno delle domande e non vengono mai date delle risposte chiare. A giugno abbiamo presentato con il gruppo parlamentare Possibile Sinistra Italiana un'interrogazione al MIUR e al MEF e stiamo ancora aspettando delle risposte. Abbiamo chiesto se l'università ha le risorse per affrontare questo progetto senza andare incontro a rischi per il proprio bilancio. Rischi che potrebbero compromettere il buon andamento dell'università nei prossimi anni. La gestione potrebbe assolutamente essere sfavorevole a studenti e lavoratori. Abbiamo sollevato perplessità sul fatto che venga intrapreso un trasferimento, nonostante l'università statale abbia recentemente investito ingenti somme per costruire nuove sedi didattiche e abbia tra le sue proprietà degli spazi nella vicina Ortica e Rubattino, dove avrebbero potuto scegliere di espandersi senza stravolgimenti, magari con un progetto integrato alla riqualificazione dello scalo Lambrate. Come voi, ci chiediamo perché non sia stato ponderato un progetto comparativo in grado di dimostrare che effettivamente ci sia un vantaggio per l'università
trasferendosi ad Expo rispetto a rimanere in città studi. Ci sembra che lo scenario attuale riveli semplicemente che la questione del trasferimento delle facoltà scientifiche sia affrontata nella totale mancanza di una seria programmazione e per rispondere semplicemente in via emergenziale a una necessità, quella di trovare una soluzione per il vuoto rimasto sui terreni di Expo. Non vi è alcuna programmazione di lungo periodo per il quartiere, ci sono solo intenzioni, nulla di certo, nulla di formalizzato. Non ci sono accordi firmati che assicurino che qui, dove si libereranno gli spazi delle facoltà scientifiche, arriverà davvero un polo della pubblica amministrazione. Non sappiamo ancora chi si assumerà l'onere di pagare tutti gli interventi che saranno comunque necessari qui in città studi, anche al fine di un eventuale trasferimento di altre facoltà, della statale o di altre università che avrebbero manifestato interesse nella zona. Pagherà la statale, quindi avrà le risorse per affrontare sia il trasferimento in Expo che la riqualificazione di città studi? Per il momento siamo certi di una spesa e nessuno si è ancora espresso su chi pagherà questa spesa. Ci domandiamo inoltre perché il sindaco Sala non si unisca al nostro appello e chieda al premier Gentiloni di approvare in tempi rapidi il decreto attuativo dell'articolo 22 del codice degli appalti, che darebbe diritto alla cittadinanza di partecipare a tutte quelle che sono le trasformazioni urbane attraverso un dibattito pubblico, trasparente e democratico, come già avviene per esempio in Francia. Non sarebbe questo un primato per Milano? Non sarebbe una buona pratica interessante da mettere in pratica non solo per città studi ma anche per altre trasformazioni urbane a cui la città andrà poi incontro? Perché un sindaco che si dice di sinistra, di fronte alle giuste perplessità dei suoi cittadini, non si dà batte per dare loro voce, ma fa rispondere dalla giunta del Municipio 3 che si appella all'autonomia dell'università? Fermo restando l'autonomia dell'università, un investimento di soldi pubblici ingente, che porta con sé un'importante trasformazione urbana, meriterebbe un processo partecipativo. Non ci si spiega perché le nostre università lamentino sistematicamente problemi di fondi per la ricerca e lo sviluppo e il miglioramento dei servizi, ma per intraprendere questo progetto non ci sono problemi, nessun problema. Davvero dobbiamo accettare che i fondi per l'università debbano essere utilizzati al trasferimento in Expo? Questa è una decisione puramente politica e che la politica, se vuole, può cambiare. Questo è il motivo per cui noi siamo qui stasera. A noi non interessano solo le sorti di città studi, ma anche dell'università, che si troverà in uno spazio ridotto rispetto a quello che oggi occupa, senza possibilità di espansioni future, con una concezione di 99 anni, non eterna, quindi, in una zona che oggi offre pochissimo in termini di servizi e trasporti per studenti e lavoratori. Forse questa vicenda semplicemente dimostra una volta di più che chi oggi si trova in posti di comando ha una certa, nemmeno tanto mai celata insofferenza per i processi partecipativi e che la vera priorità di tutta questa vicenda è appunto Expo ed è per questo che il sindaco Sala non interviene e non segue il nostro appello per chiedere un dibattito pubblico, perché forse deve risolvere anche lui una questione che ha contribuito a creare. Grazie, bene. Adesso la parola a Jacopo Cicoianni, studente dell'associazione studentesca AILAI. Ciao a tutti, buonasera. Allora io volevo in realtà partire con due premesse. Allora, la prima è che come studente e come membro del collettivo Elite sono 2 anni che stiamo lavorando su questa ipotesi e speriamo che rimanga solo un'ipotesi del trasferimento della statale ad Expo. E a volte è una battaglia stancante. Vedere una platea come quella di stasera, un corteo come quello di stasera, il dinamismo, la presa bene direi di questa sera è ciò che ci spinge veramente ad andare avanti. Quindi volevo partire ringraziando tutti. Grazie. La seconda cosa che dico da studente, da anche abitante di città studi, che volevo dire ai residenti del quartiere, è che non siete soli,
è che anche all'interno dell'università ci stiamo attivando per combattere il trasferimento tra studenti, lavoratori della statale, ricercatori, dottorandi e professori, perché questa non è una battaglia tra l'università e il quartiere, non è una battaglia tra esigenze urbanistiche e esigenze di ricerca, è una battaglia tra chi le decisioni le prende e chi le decisioni le subisce. Cosa significa subire una decisione? Noi stiamo subendo una decisione perché questa decisione di trasferirci non è nell'ottica dello sviluppo dell'università, ma come è stato detto in tutte le salse oggi, è funzionale soltanto al trasferimento adesso. Perché? Perché non... Perché questo trasferimento non beneficerà, non costituirà un beneficio per l'università e per la ricerca? Perché io vorrei fare un attimo un appunto su questa cosa. In Italia i finanziamenti della ricerca dei tempi per della riforma Gelmini in poi sono dell'1,5%, a discapito di una media europea del 2,1% e di un obiettivo strategico del 3%. Questo significa scarso ricambio generazionale, mancanza dei fondi per la ricerca, discesa dell'Italia nei ranking internazionali per qualità della ricerca, significa soprattutto per chi vive all'università e per chi fa lo studente, per chi vuole fare ricerca, precariato fino a 40 anni, impossibilità di costituirsi una famiglia finché non se ne hanno 45 oppure 50, il che è abbastanza imbarazzante a mio parere. E, perché dico questo? Perché il trasferimento a Expo non incide minimamente in tutti questi aspetti e soprattutto chi ha creato questa situazione imbarazzante per la ricerca, chi oggi sponsorizza il trasferimento dicendo che Città Studi è inadatta a fare ricerca, beh, sono le stesse istituzioni che Città Studi l'hanno ridotta in quel modo lì, quindi mi chiedo con che credibilità venga posta questa questione. Parla, studente. Volevo dire alcune cose che sono già state dette, ma che vorrei un attimo approfondire su come sarà il trasferimento adesso. Gli spazi, come è stato detto, si ridurranno drasticamente da 250.000 a 150.000. Questo significherà una diminuzione, oltre che dei laboratori e delle aule didattiche, anche dei cosiddetti spazi inutili. Cosa sono gli spazi inutili? Gli spazi in cui gli studenti si aggregano, in cui vivono l'università, le residenze, anche i parchi. Andrà a configurare in Expo un'università completamente asettica, oserei dire, un'area che sarà davvero morta, un'area in cui gli studenti andranno con la metropolitana la mattina e torneranno la sera dopo le lezioni, senza creare il campus cittadino e tutte le sinergie positive che sono in Città Studi e che sono, questo è un punto fondamentale, sono tipiche di tutti i campus ritenuti più innovativi al mondo, perché non è vero che per fare ricerca innovativa bisogna andare fuori città. Tutti i campus più avanzati al mondo, pensiamo a quelli a Londra, pensiamo a quelli belgi, a quelli tedeschi, sono all'interno della città e quindi questo non è vero. Concludo dicendo che all'interno dell'università noi ci troveremo tra due giorni in un'assemblea che abbiamo chiamato Stati Generali di Nimi tra lavoratori, ricercatori, studenti e dottorandi della statale per organizzarci per l'appuntamento che abbiamo già dato, ovvero il giorno in cui tra le mura del Senato Accademico si prenderà questa decisione vincolante. Ci organizzeremo e faremo sapere a tutti quale sarà questo giorno e ci auguriamo di vedervi in massa quel giorno lì. Grazie e lascio concludere a Sergio per una bella intervista. Grazie ancora a tutti. Io voglio solo fare un breve appello e riguarda tutti noi. Abbiamo la responsabilità e la possibilità di fare tanto per questa città e per questo quartiere. E io credo che il senso della giornata di oggi debba essere proprio quello di non arrendersi e non piegarsi alla banalità e alla meschinità della realtà. Siamo qua in tanti e possiamo fare tanto e possiamo dimostrarci a vicenda di quanto è forte un quartiere che si mette tutto insieme a camminare. Quindi il mio invito è quello di non perdersi di vista. Ci saranno altre assemblee, altri momenti in cui abbiamo la possibilità di decidere tutti assieme cosa fare. Non possiamo aspettarci nulla dalle istituzioni che governano questa città, se non parole alle volte di conforto e alle volte di
delle pacchette sulle spalle, insomma, non possiamo aspettarci proprio niente di concreto da coloro che sono gli stessi che governano il paese, governano questa città, sono gli stessi che hanno creato il buco per cui noi dovremmo andare ad Expo. Non possiamo aspettarci proprio niente. Possiamo aspettarci molto da noi invece, dalla nostra capacità, dalla nostra potenzialità, dalla nostra forza, e abbiamo bisogno di tutti voi, abbiamo bisogno di costruire un'assemblea di quartiere, un comitato di quartiere forte, perché solo un comitato di quartiere forte ci può dare delle garanzie sul futuro dell'università e di questa città. Non possiamo aspettarci un aiuto da nessun altro se non da noi, e quindi il mio invito è: siateci, faremo nuove iniziative, organizzeremo delle assemblee e lanciamo tutti assieme una sfida a chi amministra questa città e a chi è al rettore dell'università statale. Si può rilanciare Città Studi, possiamo farlo tutti insieme, possiamo scrivere un progetto, possiamo portarlo all'istituzione, ci sono dei soldi, ci sono delle richieste, quelle richieste sono le nostre richieste, è questo il punto, non sono di qualcun altro, quelli sono i nostri soldi, i soldi di tutti noi, e vanno spesi per il bene comune, e noi qui perché il trasferimento dell'università statale è un male per tutti. Non è un bene per nessuno. A Rho non c'è un quartiere che aspetta gli studenti, ci sono solo delle immobiliari che vogliono costruire nuove case. Qua invece c'è un quartiere, ci siamo noi possiamo rimanere qui, possiamo organizzarci tutti assieme in un comitato, in un'assemblea, possiamo prendere delle decisioni e sicuramente miglioreremo qualcosa. Io penso che le istituzioni che governano questo municipio e questa città in questo momento abbiano un problema da risolvere, e per fortuna questo problema migliora le nostre vite, perché saranno molto più attenti dopo oggi a quello che fanno, saranno molto più attenti al progetto che scriveranno, e questa cosa l'abbiamo portata a casa noi e possiamo portarne a casa molte altre. E quindi niente, il mio invito è: sfidiamoli, possiamo rilanciare Città Studi, non dobbiamo per forza arrenderci alla banalità del quotidiano, alla banalità delle decisioni già prese. Grazie. Zona del Movimento 5 Stelle. Buonasera a tutti. Cosa dire dopo che è stato detto praticamente tutto? Innanzitutto dire grazie. Grazie un po' con il cuore. Con il cuore di chi da anni segue con il Movimento 5 Stelle Milano, con il Movimento 5 Stelle regionale, di municipio e nazionale questo argomento. Un argomento che ci ha portato molti aggettivi catastrofici. Facciamo propaganda del terrore. In quest'aula ci hanno detto di tutto, ma anche a livello comunale. Ci hanno detto che cavalchiamo l'onda. No, ecco, questa è una cosa che non accetto. Non accetto perché abbiamo incominciato a navigare quando il mare era calmo. Lungimiranti? No, osservavamo il territorio e siamo qui tutti insieme, tutti con un unico obiettivo. Per una Milano europea ci siamo sempre chiesti, sì, si parla di Milano europea. Ok, la Milano europea ci chiede studi di comparazione, costi benefici, Città Studi il trasferimento non ce l'ha mai avuti, è da qui che abbiamo incominciato a porci dei dubbi, gli stessi dubbi che vi ponete voi che siete qui, lo stesso errore che avete voi che siete qui. Siamo allineati tutti a livello regionale. Perché dico livello regionale e nazionale? Innanzitutto perché anche noi, ancor più a forza della prima interrogazione, abbiamo presentato un'altra interrogazione a livello nazionale per dar forza alla voce. A livello regionale perché è anche lì che si decidono quelli che sono i destini di Expo. Non dobbiamo mai, abbiamo incominciato a staccare il discorso Città Studi solo da Municipio 3. Non possiamo farci dire ma è una lotta di quartiere, è una lotta di poche persone. No, è una lotta che riguarda Milano, che riguarda Regione, perché è collegato a Expo, è collegato il Comune di Rho. Stiamo adottando varie strategie, come sanno tutti i cittadini, fino all'ultima che abbiamo mandato una lettera al Senato Accademico. Non sto qui a leggervela, perché vi annoierei probabilmente, ma in questa lettera praticamente chiediamo di fare una scelta ragionata, perché questo che si sta prospettando è uno svuotamento di questa città, in questo angolo di città, Municipio 3, dove università straniere pagherebbero oro, perché le università aprono i loro edifici storici alla città, abbattono muri e fanno sì che i cittadini possano entrare, non che l'università traslocano. Non è un caso che Bocconi
si sta ampliando in città. Non è un caso che la Cattolica si stia ampliando in città. Sono più lungimiranti? O sono forse città studi, l'Unione Statale in qualche modo è costretta a fare questa cosa? Per creare poi, ripeto, come già hanno detto, un polo dove c'è, ricordiamoci, perché queste cose talvolta non vengono dette o vengono sussurrate, un polo dove praticamente abbiamo un terreno non completamente bonificato. Cosa vuol dire? Costi aggiuntivi, strani, costi aggiuntivi in itinere. Abbiamo un inquinamento elevatissimo di particolato, perché? Perché tra tre tangenziali, se non scegli lingua, ma lo è. E inoltre aziende di incidente rilevante. Pensate che l'azienda Ecoltecnica una volta dichiarò: ma mi fanno l'albero della vita che spara fuochi d'artificio vicino a un'azienda che ha serbatoi esplosivi. Cioè, siamo un po' arrivati al paradosso, perché da un'esposizione temporanea vogliamo portarci case e studenti. Non è una casualità che questi terreni non valgono niente, perché hanno provato a venderli, perché non era la soluzione di portare città studi. Questi non ve lo dicono, Città Studi all'inizio non è mai stata, anzi era qui il campus sostenibile, era qui che era nato, nel 2011 erano i progetti, tra l'altro anche la Ponzio, che forse avete sentito parlare, non è un caso che ci siamo passati. Quindi cosa dirvi? Grazie Assemblea Città Studi, grazie a tutti quelli che ci tengono, perché nel momento in cui i cittadini si stanno allontanando dalla politica o comunque dal bene comune, questa dimostrazione che non è sempre così. Grazie mille. Davide Loprizzi dell'RSU Unimi, che sono le rappresentanze sindacali unite dell'Università Statale di Milano. Buonasera. Scusate per la voce, ma ho gridato un pochino. Di solito sono abituato nelle mobilitazioni in università che prima facciamo l'assemblea, poi usciamo in conteo a gridare. Quindi questa sera mi sono trovato un po' al contrario e non ho più la voce. Allora, niente, io sono un lavoratore dell'università, personale tecnico amministrativo che c'è in università, siamo circa 2000 lavoratori e sono un rappresentante sindacale eletto e faccio parte appunto della RSU, che è l'organismo che rappresenta i lavoratori. In sostanza credo che stasera siate venuti qua per tendenzialmente informarvi, anche se credo che molti di voi siano già informati, per gridare no, per gridare di rimanere in Città Studi e per capire che cosa si può fare, che cosa si può fare in concreto, ok, per invertire la rotta. Allora, tendenzialmente voi avete come residenti, diciamo, per residenti almeno 20.000 ragioni per dire no, nel senso che 20.000 studenti che vanno via da qui, ok, cambiano la fisionomia del quartiere, la cambiano per sempre, è inutile che raccontano che ci portano 1.600 dipendenti comunali, che il quartiere non perderà la sua vocazione universitaria. Questo trasforma il quartiere e va ad aggiungersi al trasferimento dell'Istituto dei Tumori e del PESA, ok? Questa cosa qui è un piano a tavolino dove un pezzo dopo l'altro, una tessera dopo l'altra, si va a dare una botta irreversibile al quartiere. Però volevo darvi un attimino la prospettiva di chi lavora in università. Per noi, noi ci opponiamo fin dall'inizio a questa operazione, perché per noi è una catastrofe dal punto di vista economico in primis. Io non entro nelle valutazioni sulla ricerca, sulla didattica, ma dal punto di vista economico sì, perché parliamo di un debito almeno ventennale su cui non abbiamo tutti i fondi a disposizione, ne abbiamo solo un terzo, su cui siamo ben consapevoli che di norma le spese aumentano in itinere. Solo per trasferire la facoltà di veterinaria, che qua ci è ancora per poco, a Lodi, perché viene trasferita a Lodi, ok, ci sono voluti una decina di anni in più il preventivato e le spese sono triplicate, da 14 a 40 milioni di euro. Immaginate cosa potrebbe accadere all'Università degli Studi di Milano se i 380 milioni oggi preventivati diventassero un miliardo di euro, ok?
anche perché quando hanno fatto il primo progetto, per il campus, chiamiamolo così, a Rho, il progetto era da 540 milioni, non da 380. Hanno dovuto dimezzare spese e spazi, perché noi siamo gli unici pezzi che andiamo a prenderci la casa fuori Milano per andare a vivere negli spazi ridotti del 60%, perché questo sta facendo l'Ateneo, ok? A un punto tagliare spazi e spese perché naturalmente era insostenibile da un punto di vista economico. Però lì c'è un buco di bilancio e quindi bisogna trovare un modo per dare vita a quella zona. E 20.000 studenti sono 20.000 consumatori. E questo alletta moltissimo la speculazione privata. E risolverebbe, toglierebbe un po' di castagne dal fuoco a chi forse è sotto inchiesta in questo momento, ok? Come sindaco della città di... Perché comune e regione sono proprietarie dell'area ad Expo, ok? E sono in questo momento la nostra controparte, così come la speculazione edilizia sta aspettando appunto e si sta fregando le mani. Là, come è già stato detto, oltretutto c'era una raffineria dell'Agip. Una raffineria dell'Agip, hanno fatto una bonifica parziale. Ma cioè, ci dobbiamo portare 20.000 ragazzi là dove c'era una raffineria dell'Agip in mezzo alle tangenziali, ok? Cioè, ma se è possibile che in Italia si possano sempre fare queste cose qua, impunemente. Appunto, oltre al comune, alla regione, alla speculazione privata, sicuramente c'è anche il Politecnico. Il Politecnico in questo momento ha un ruolo fondamentale in tutta l'operazione, ok? Ha un atteggiamento... Non vorrei passare per campanilista, non sto facendo la difesa della statale contro il Politecnico, ma il Politecnico ha un atteggiamento lobbista nei confronti del quartiere di Città Studi. Guardate cosa fa con la piscina Ponzio, non si può distruggere una piscina pubblica e ci devono costruire le residenze dei professori che vengono in visita qua a Milano. Vista piscina, ok? Ha messo tutti i suoi uomini chiave nei posti, nei gangli migliori. Attone, presidente di Arexpo, è l'ex rettore del Politecnico. Il professor Balducci, il professor Balducci, marchettaro che sta vendendo a destra e a manca il progetto Città Studi 2.0, cioè quello che rimarrebbe il deserto, che rimarrebbe da trasloco della statale del BES dell'Istituto dei Tumori. È un professore del Politecnico di Milano. Ma si può che il principale interessato sia un tecnico del comune? Ma non si poteva chiedere un altro Politecnico d'Italia? Ma questo qua deve essere sempre il paese del conflitto di interessi. Vabbè, comunque. Cosa possiamo fare? Perché sennò siamo qua soltanto a piangercela. Allora, i giornali, le TV stanno vendendo che la cosa è già decisa in università. Non è vero, ok? La statale non ha ancora espresso un voto vincolante. C'è un master plan, si saprà il vincitore a giorni, ok? Per la progettazione dell'area. E la statale a breve, fine novembre, inizio dicembre, non si sa bene, dovrà votare. Il CDA e il Senato e la statale voteranno se aderiamo al master plan e diamo il via al progetto esecutivo. La spesa è di 8 milioni di euro. In sostanza, che cosa possiamo fare in questa fase? Il comune e la regione, certo, sono degli interlocutori, o meglio, sono la nostra controparte, ma in questo momento la battaglia si può combattere in statale, ok? Perché senza quel voto, senza quel parere favorevole della statale non possono fare niente, non possono imporre il trasferimento. Quindi, inoltre, in statale sta cambiando il rettore. Vago, il rettore scade, a giugno dell'anno prossimo ci saranno le elezioni, a gennaio inizierà già la campagna elettorale. Noi dobbiamo resistere, ok? Dobbiamo resistere nei prossimi mesi fino a quando non si entrerà in campagna elettorale, eccetera. Dobbiamo impedire quel voto e queste persone qui, migliaia di persone che oggi erano in corteo, dovranno essere presenti il giorno del voto in statale, perché se no non ce la facciamo a fargli saltare il banco. E questo è quello che è il mio augurio, ok?
che ci siate quel giorno lì. Intanto tra un paio di giorni facciamo gli stati generali, un'assemblea pubblica. Studenti, intanto mi ascoltate, mi sento lo stesso. Studenti, docenti, lavoratori. Ok? Comunque ci vediamo presto, ciao. Va bene, ringraziamo, devo precisare che gli interventi di questa sera sono tutti dei promotori di questa fiaccolata di Città Studi, per cui non è, non, purtroppo il tempo stringe, non possiamo accettare altri interventi, però se avete le domande, se avete qualcosa che volete chiedere a chi è qui, per favore fatevi avanti. Sì, sì, infatti, noi abbiamo la sala fino alle 22. No, 22, 22, non... Sì, 3. Una domanda. Nanda è cresciuta in Città Studi, era un compagno di classe di Filippo, di Loreto Lipparini, che è l'attuale assessore alla partecipazione attiva. Ecco. Era compagna di classe dell'attuale assessore alla partecipazione attiva del Comune di Milano, Lorenzo Lipparini. Io mi chiedo, lui stasera dov'è? I suoi genitori che hanno combattuto in Città Studi quando la Cascina Rosa era stata occupata dagli immigrati irregolari, dove sono improvvisamente? Questa è una domanda reale. Consiglio comunale è stato invitato dal sindaco, anche il sindaco. Sono altre domande sul merito? Però discutiamo. Sono una richiesta, visto che non è facile avere tutta questa gente nello stesso posto interessata a un problema così grave. E visto che ne sono convinto anch'io, i canali diciamo ufficiali di comunicazione mandano informazioni che non sono aderenti a vero, è fondamentale a mio parere che si specifichi bene come tutte queste persone possono rimanere aggiornate e come possono diffondere queste informazioni. È fondamentale che chi si renda conto della situazione deve non solo partecipare, ma deve informare i primi i residenti, a mio parere, quelli che sono più strettamente, a mio parere, colpiti da questi possibili problemi. Quindi la mia richiesta è, ripetiamo un attimo come ci si può rimanere aggiornati, e un appello anche a diffondere, diciamo, persona a persona, il modo di rimanere aggiornati su come veramente si stanno sviluppando le cose. Scusate, colgo l'occasione per dire un invito: diventate degli stalker seriali a Città Studi, nel senso che io ho fatto così, quest'ultima settimana tirai in bicicletta e nella borsa ho sempre puntali di pesantissima, in più avevo tutti i volantini individuali, per esempio prima domanda: scusi, lei ha visto Città Studi? Ah, ecco, le posso dare il volantino da chiacchierata? La mia grandissima meraviglia è che la maggior parte delle persone ancora non sa niente, non sa nulla, e sono molto molto colpita, perché vuol dire che non legge neanche, per i giornali neanche legge quello che, le belle cose che dicono. Allora noi dobbiamo davvero fare la disinformazione, ovvero l'informazione corretta, che sarebbe la disinformazione di quella che fa invece, che fa la Sara controinformazione. Contro, sì, ho sbagliato, cioè, controinformazione dobbiamo fare. E raccontare come stanno le cose, perché noi che abbiamo studiato, siamo cittadini, che quindi siamo apartitici, e ci veramente stiamo sulle notti a studiare, e sappiamo un po' di queste cose, di cosa c'è dietro davvero, e quindi dobbiamo dirlo a tutti i nostri vicini di quartiere, e basterebbe che ciascuno dicesse, questo vuol dire cosa possiamo fare operativamente, che ciascuno lo dicesse al proprio vicino di casa, quelli che abitano la propria casa. Va bene, grazie. No, io volevo dire una cosa, che non si è fatto nessun cenno praticamente al trasferimento dei due istituti di sanità, insomma, il PESTA e l'Istituto dei Tumori. Io credo che anche quella sia una cosa di un'importanza strepitosa, l'ha fatto solo il ragazzo, questo cenno.
c'è qualche cosa da dire a proposito, c'è qualche opposizione che ancora possiamo fare o tutto è già stato definito secondo quanto dicono i giornali? I giornali dicono questo, mi pare, quindi vorrei... Sì, grazie, sono residente anch'io. Dalla discussione che ho ascoltato con attenzione, però ricavo, lo devo dire, l'idea che è meglio non fare niente. Che, no, io sto dicendo la mia impressione. Stasera si è fatto anche l'elogio del Vesta, che quando ero ragazzo era un punto di eccellenza assoluta. Mio Dio che mi salva, ma qualcuno è entrato al Vesta negli ultimi 30 anni, è indifendibile per la struttura. Ma non si può pensare, e anche, non tanto quello che ha detto il professore della scienza, anche gran parte dell'università, vuol dire, io temo che alla base di tutto ci sia un atteggiamento che vedo che si sta diffondendo tantissimo. In una città che sta cambiando tantissimo, l'idea che, l'università sta cambiando tantissimo, Città Studi è identica a 50 anni fa. Non è, se uno viene in questo quartiere non si accorge nessuna delle trasformazioni che ci sono state nella città. Meno male. È vecchia, sta invecchiando questo quartiere. Non va bene. Provo, non mi stupisce il sostegno dei 5 Stelle che non hanno voluto le Olimpiadi a Roma, che per loro non si doveva fare. Ora, dopo questo intervento, cominciamo a prendere la figura. Rispondo magari al cittadino che non sarà l'unico. La cosa che si può dire è che gli investimenti allora facciamoli qua, Città Studi, non lontani dall'altra parte. E no, comunque è motivato. Uno, perché si riducono gli spazi. Uno non ha mai visto che me ne vado a casa di Dio per passare da 250.000 metri quadri a 150.000 metri quadri, quasi la metà. Non ho capito, di solito me ne vado fuori per allargare, per stare meglio. E poi c'è il problema delle bonifiche. Grazie. Documento ufficiale del signor un certo Beppe Sala. Oggetto: inquadramento ambientale dell'esposizione universale delle relative opere, cosiddetta fase Expo, anche nell'ottica di ottimizzazione delle fasi di gestione del cantiere. Leggo giusto un passaggio. Nelle aree che ospiteranno l'esposizione universale, alla luce dell'attuale sviluppo progettuale del sito che prevede la fase Expo come insediamento con funzione meramente espositiva e, attenzione, caratterizzato dalla temporaneità, debbano ritenersi compatibili con i valori di cui alla concentrazione di soglia di contaminazione. Quindi si erano posti il problema della bonifica del terreno, però avevano detto, siccome è temporanea, ci va bene. E guardate come conclude il documento. Che al termine della fase Expo, la società Expo 2015 S.P.A. se e in quanto richiesto curerà a propria cura e spesa ogni eventuale residuale intervento di carattere ambientale necessario. Cioè, traduzione, sappiamo che qui se vogliamo fare qualcos'altro bisogna fare le bonifiche, ma se ne occuperanno altri, perché per adesso ci va bene così. Ecco, questi sono i motivi, documento ufficiale Beppe Sala, per cui diciamo di no a questa qua che è una merita premiata che vogliono fare. Scusate. No, sarò velocissimo. A me aveva colpito il fatto, adesso non voglio offendere nessuno, di vedere molti vecchi e pochi giovani in una cosa come questa. Penso, si parla di 20.000 studenti, beh, gli studenti sono 20.000, ma i lavoratori, i docenti saranno 5.000. Io qui croce qui vedo il 90% adulti e... Quindi mi rivolgo agli organi di, io l'ho saputo una settimana fa di questa cosa, di cercare di lavorare anche sui giovani, adesso non so cosa si possa fare, ma questa è la mia osservazione. Ultimo intervento e poi andiamo sulla tv. Volevo soltanto dire questo. Mi è venuto in mente in questi giorni quando da amici mi è stato, insomma, comunicato di questa iniziativa importante,
che veramente, a parte forse diciamo, la cittadina di Roma, ne sono certa, nessuno è interessato a questo spostamento e nessuno è d'accordo. Allora adesso dico una cosa un po' vieta, tutti siamo dei voti, allora questa cosa proviamo a ricordarla, perché gli studenti non vogliono andare in quel posto infelice fuori in mezzo a tre tangenziali che già ci sembrava inadatto per Expo, perché per Expo c'erano dei progetti alternativi di Expo diffusa che avrebbe riqualificato edifici abbandonati in città e nessuno li ha portati avanti, nessuno li ha ascoltati. I docenti non vogliono muoversi da qui, i cittadini sono preoccupati di che cosa succederà dopo e non è che non vogliamo fare niente, perché l'Università Bocconi sta costruendo, non so dove è il signore che ha detto prima, anch'io ogni tanto ho pensato questo, però l'Università Bocconi sta costruendo in centro a Milano, di fianco alla sua sede, in una grossa area dismessa, un edificio che è progettato dall'architetto Kazuyo Sejima, guarda caso, già Bocconi è privata, lo studio Sanaa, andate a vedere cosa ha fatto. E l'altro edificio che hanno appena costruito della Bocconi, sempre in centro su Viale Civile, costruito da un architetto olandese, ok, non si sa come mai, e noi invece pensiamo che a Città Studi tutto questo non si potrebbe fare. Allora poniamoci questi interrogativi e ricordiamoci che siamo dei voti e ricordiamolo a tutti. Nel chiudere questa iniziativa, voi avete sentito in quest'ora la carrellata di interventi dei promotori di questa iniziativa qua, Assemblea di Città Studi, che ha visto bene insieme docenti, studenti, personale tecnico, le associazioni dei residenti. Noi siamo convinti che questa iniziativa e la vostra presenza ci rincuora su questi aspetti di due cose. Il primo, che vediamo bene, vediamo giusto sul fatto della contrarietà a questo progetto, che è dannoso all'Ateneo milanese e dannoso alla città, ma soprattutto perché non è soltanto un no, ma lanciamo anche una sfida. Noi siamo convinti che Città Studi si possa rilanciare, noi siamo convinti che Città Studi, anche con molte meno risorse di quelle che saranno impiegate per l'Expo, si può rilanciare, tanto più che l'area di Lambrate, Città Studi, sarà soggetta, dopo tutte le dismissioni, il fatto dello scalo ferroviario che verrà dismesso, è la prima volta che storicamente possiamo espanderci anche al di là della ferrovia. È proprio ora che noi potremo espanderci e migliorare le strutture che, ripeto, non sono così tutte decadenti come si vuole descrivere. Andate a vedere in via Celoria tra il 20 e il 26, c'è un bellissimo edificio che svetta di nuovo, e quelli di informatica credo che quando sarà finito lo occuperanno, perché c'è impossibile diciare col cavolo se ne vanno, perché era lì che lo sognavamo da tempo. Abbiamo fatto investimenti in Città Studi, fino a due anni fa nessuno si sognava di andare via da Città Studi, abbiamo fatto investimenti che pensavamo che era possibile modificarla, migliorarla. Fino adesso i ricercatori nostri sono andati meglio, con pure risultati significativi della ricerca, l'hanno fatto in quegli edifici. Quindi ora la narrazione che si vuole dire che è tutto uno schifo è veramente una favola. Quindi noi siamo convinti che questo progetto è dannoso, dispendioso e dannoso per l'Ateneo e per la città, e siamo convinti che l'area di Città Studi, la Prati, si può rilanciare con molte meno risorse pubbliche rispetto a quello che vogliono fare. E queste due convinzioni che ci muovono nel fare le iniziative, e queste due convinzioni che fanno sì che noi continueremo e cercheremo sempre il vostro conforto e la vostra diciamo partecipazione, a partire, perché noi non ci diamo per vinti, questo è solo un inizio, perché il primo passo è appunto la decisione dell'Ateneo milanese, perché una volta che decide, sì, ora la decisione è sempre slitta, sta slittando da giorni in giorni, la davano per novembre, per ottobre, ora la danno per novembre, la danno per dicembre, per un semplice fatto, perché non hanno trovato i soldi sufficienti per fare l'operazione, questo è. Quindi stanno slittando sempre, però noi siamo lì pronti, vigili, perché quando ci sarà la possibile data della decisione del Consiglio di Amministrazione, Senato Accademico congiunto, noi docenti, personale tecnico e studenti saremo dentro a protestare, e confidiamo che tutti i residenti saranno fuori dal piazza per loro a protestare.
Dopodiché sicuramente noi ci rivedremo in tutte le occasioni e quando noi incalzeremo tutti i livelli di amministrazione, comune, regione, chi vuole si presenti, le istituzioni, perché tutte le frascacce che stanno dicendo noi le dobbiamo smontare, perché le stanno dicendo a iosa. Quindi con un motore di ricerca voi potete benissimo fare Salviamo Città Studi oppure Giù le mani a Città Studi, troverete siti, Facebook, tutto ciò che di virtuale c'è tutto lì. Informazioni ci sono, viva Dio, ci sono da cercare tranquillamente e vi potete informare. Io vi ringrazio tutti quanti a nome di tutti i promotori di questa iniziativa. Abbiamo ancora 10 minuti, se c'è qualcun altro che vuole. Grazie. Sì, davvero, basta cercare su Google Assemblea di Città Studi. Abbiamo ancora una domanda. Ma associo a molte cose sono già state già dette, quindi si aggiunge poco. La sensazione di opacità e come dire di raggiro che si annusa dietro la partita Città Studi è qualcosa di veramente fastidioso. Ma una delle cose che francamente più mi indigna è l'abitudine a gabellare per partecipazione ciò che partecipazione non è. Ma quanti di noi si ricordano che nel 2011 tra i referendum ambientali che noi abbiamo votato ce n'era uno sul post Expo che aveva avuto un risultato schiacciante sul fatto che il post Expo, non solo il tema degli usi temporanei, ma il post Expo sarebbe stato di uso prioritario a verde e invece si deve fare altro, e questo è un raggiro, io lo chiamo raggiro. E aggiungo un'altra cosa però, perché qualcuno diceva voi volete conservare ingessata questa zona, non c'è nulla di ingessato questo mondo, neppure noi lo siamo, si può cambiare tutto, ma bisogna avere il coraggio di chiamare le cose come stanno e di dire le cose come sono. Quello che io trovo veramente inaccettabile, io partecipo purtroppo, faccio poco, ma partecipo convintamente a questa iniziativa, non è solo perché sono residente in questa zona, ma è perché credo che sia elemento di partecipazione dire potremmo spostare l'intera Città Studi da un'altra parte, conservare il toponimo, quante volte si fa? Una piazza Castello, il castello non esiste più ma resta il nome della piazza, Città Studi non esistono più le facoltà ma resta comunque il nome della città. Ma il tema è con quale visione, qual è la visione che tu proponi, e la visione viene prima del progetto, e questo è ciò che manca, e non avere il coraggio e la franchezza di dire queste cose e di dirle in modo netto con una partecipazione vera, questo è francamente quello che trovo inaccettabile. Bravo. Grazie. Grazie a tutti, grazie. Bravissimo. Uscite piano. Io sono in metro. Lei è in metro?